Sposa in Love, sesta fiera dei servizi per il matrimonio. La coinvolgente kermesse del mondo del matrimonio ha aperto le porte della sesta edizione. Al taglio del nastro erano presenti con Alessandro Lanzafame, direttore generale di Eurofiere, il senatore Antonio Scalone, lo stilista Gino Signore e l'editrice di White Sposa, Simona Polli. Siamo con Alessandro Lanzafame, sesta edizione di Sposi Love. Sposi Love non solo un salone della sposa catanese, ma un po' di tutto l'Interland, direi anche del Sud Italia, visto... Sposi Love, diciamo, pur avendo le sei edizioni, ha alle spalle un'organizzazione che ha un'esperienza trentennale nel mondo delle fiere e in questo settore ormai da 15 anni. È chiaro che la manifestazione ormai è una manifestazione di livello nazionale, una manifestazione che ha come partner la Maison Signore, che ha come partner la rivista White Nazionale, che sceglie solo certe fiere, certi tipi di fiere anche per la loro importanza. Credo che questo sia il timbro ad una manifestazione che oggi ormai ha superato tutti gli esami di maturità, semmai ce ne fossero stati bisogno, e che si candida a diventare leader per il Sud Italia. Quali sono le chicche di quest'anno? Beh, quest'anno devo dire che Sposi Love diventa anche accademia di moda per i giovani stilisti. Abbiamo quest'anno pensato di fare questo premio Giovani Stilisti, dove dare una possibilità reale e concreta alla futura vincitrice del premio di avere un'opportunità di lavoro seria e concreta. Non a caso abbiamo quest'anno come partner della manifestazione la Maison Signore, una maison di livello nazionale, che ha offerto lo stage alla vincitrice. Questo per noi è un motivo di grandissima soddisfazione, perché arrivato a questo punto la fiera non diventa solo punto di riferimento per gli imprenditori, per le coppie di sposi eccetera, ma diventa anche opportunità di lavoro per questi giovani che si possono lanciare in questo campo della moda sposa. È un appuntamento che cresce di anno in anno, come si svolgeranno queste giornate fino a domenica? Quest'anno intanto abbiamo una soddisfazione importante, perché comunque la fiera si è incrementata del 30% il numero degli espositori, e questo è importante. È un settore molto importante, quello del mercato del matrimonio in linea generale, che non sta risentendo assolutamente della crisi, anzi sta sempre più dando, diciamo, risultati importanti all'indotto del matrimonio. La manifestazione aprirà con il premio Giovani Stilisti, proseguirà il sabato con la notte bianca, che noi abbiamo definito ormai la notte delle sfilate, dove tutti gli atelier presenteranno in passerella le migliori collezioni per quelle che sono le tendenze della moda sposa 2016-2017, e poi l'ormai famosissimo Ti regaliamo un matrimonio. Siamo l'unica fiera in Italia che regaliamo un intero matrimonio ad una coppia di sposi, dal catering all'abito da sposa, all'abito da sposo, al servizio matrimoniale, a tutto. Questo, devo dire, è una chicca che veramente Sposi Love ha, ed è l'unica ad averlo. L'anno scorso la coppia è rimasta sbalordita, perché pensava fosse alla fine il solito premio, le solite cose, invece è un intero matrimonio. Quindi invito tutte le coppie a venire a partecipare, chiaramente nella speranza di essere baciate una di loro dalla fortuna, affinché possa vincere chiaramente questo concorso. Fondamentale oggi la vostra presenza per l'inaugurazione di Sposi in Love. Voi siete un punto di riferimento nel settore degli abiti da sposa. Sì, lavoriamo con tanta passione, sicuramente. Noi oggi siamo qui veramente felicissimi di esserci, perché la Sicilia, Catania, la amiamo in modo particolare. E perché no, questo nuovo progetto che stiamo portando avanti, noi partendo da Napoli con questi giovani stilisti, quindi un po' la ricerca di nuovi talenti, la selezione di persone che vogliono entrare in questo mondo, perché no, diamo l'opportunità un po' a tutti. E quindi per questo Alessandro mi ha coinvolto in questo progetto e ha detto: ci sono, vengo, eccoci. Grazie. Quali sono le tendenze del momento? Ma le tendenze, c'è un ritorno sicuramente alla sposa romantica. Cerchiamo di non trascurare nemmeno la ragazza che vuole mettersi in evidenza la sua silhouette, e ci siamo inventati delle cose abbastanza interessanti. L'abito trasformista, che è veramente molto divertente, è un sistema di abito che la sposa emoziona i suoi ospiti, perché arrivi in chiesa con un look romantico, dopodiché va alla location e si trasforma, e ci stiamo divertendo veramente moltissimo con questo sistema. Noi lo chiamiamo abito trasformista, si scambiano dei pezzi, si tolgono dei pezzi, si aggiungono altri pezzi, e insomma è molto divertente. Quanto è importante una manifestazione come Sposi in Love per chi deve convolare a nozze? Ma guardi, penso che è fondamentale, perché tutte le nuove tendenze, dove qui ho dato un'occhiata veloce, ci sono veramente degli spazi molto molto belli, allestiti veramente con grande gusto, ma è fondamentale, guarda. Quindi invitiamo queste sposine di venire a trovare a Sposi in Love qui a Catania.
Si rinnova questo connubio tra la rivista di cui lei è editrice e Sposi in Love, un connubio importante che per realizzare sempre nuovi traguardi in questo settore. Sì, siamo contentissimi di essere qui di nuovo con Alessandro e il suo team. White sposa una rivista nazionale, decidiamo di essere partner solo di determinate manifestazioni e questa è una di quelle, perché crediamo nella passione, nel saper fare, nell'essere veramente appassionati a questo mondo, al wedding. Voi avete il polso della situazione, com'è cambiato il mercato del matrimonio negli ultimi anni? Ma devo dire, non c'è stato un grande cambio. Si dice sempre, è cambiato, ma il matrimonio è il sogno. Per cui le ragazze alla fine già da piccoline sognano di diventare principesse e un giorno coronare con il principe in una giornata meravigliosa, e quello continua a essere. E queste realtà e queste manifestazioni ne sono la prova. Ritorna a grande richiesta dal 9 al 13 novembre Sposi in Love, evento glamour del mondo degli sposi. Una fiera ancora più grande a disposizione dei promessi sposi per scegliere tutto ciò che necessita per il grande giorno. La location, il catering, le partecipazioni, i fotografi, gli abiti, la musica, il loro viaggio speciale e perché no, anche come arredare la loro casa. Il meglio del classico. È la strada da battere. In un momento in cui c'è la globalizzazione, arrivano merci di ogni tipo, l'arte che è nella storia e nella tradizione delle nostre terre, dell'area meridionale. Parlavamo con un imprenditore importante napoletano di quanto ancora c'è attenzione e dedizione per questo settore, consente nella nostra terra di richiamare l'attenzione. Tra l'altro mi congratulo molto con Lanzafame, con Alessandro, che è la sua sesta edizione, perché in un momento di difficoltà imprenditori coraggiosi hanno il piacere di mettere insieme un mondo che può essere il volano del nostro sviluppo, in una realtà che vedo recuperata qui. Qui c'era un parcheggio, ricordo, e adesso vedo che c'è una... Quindi si coniuga insieme il coraggio dell'impresa, la voglia di fare, forse è l'unica vera strada perché l'Italia mantenga la sua caratteristica di linearità, di pulizia, di gioia, di coraggio, di esempio e anche di stile. Siamo con Gaetano Giarrusso, un volto noto di Vizzini, anche tu qui alla sesta edizione di Sposi in Love. Sì, mi trovo qui perché diciamo, ci vuole anche un po' di pubblicità a Catania, quindi la zona di Catania, anche per allargare il nostro lavoro qua, diciamo, quindi abbiamo scelto qua Sposi in Love, che è una, come vedete, anche molto, molto bella, molto diciamo. Sono preparati, sì, una bella vetrina diciamo per questo. Ma quali novità abbiamo per gli sposi? Cosa consigli tu di solito per il 2017 agli sposi? Vabbè, quello che consiglio è soprattutto un matrimonio semplice, non diciamo con grandi effetti, un matrimonio semplice, comunque originale, basato sulla semplicità, comunque non su pose tecniche. E quindi poi anche i vari video con il drone, poi anche abbiamo le proiezioni in locale, il pendrive con la nuova, diciamo gli album, diciamo questo, semplice cose riguardanti il matrimonio. Novità assoluta, Sposi in Love ti regala un matrimonio completo. Vieni a trovarci in fiera, compila il coupon e parteciperai al sorteggio finale. Sposi in Love dal 9 al 13 novembre al Centro Ulisse con ingresso dal via Monsignor Domenico Orlando.